Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video oggi un po' particolare, diverso dal solito. È un video che in realtà è fine a se stesso, nel senso che non vi servirà per imparare a fare chissà cosa, ma vi servirà per farvi, tra virgolette, diciamo, una cultura. È un video molto particolare, professionale, dove vi farò vedere un'installazione tipo che ho fatto in giro di un accumulo di batterie con un impianto fotovoltaico. Non vi farò vedere la parte del tetto, ma vi farò vedere la parte di, diciamo, tecnica, dove in un locale verrà alloggiato l'inverter, in questo caso trifase, e il rack di batterie, una torre nello specifico. Perché dico una torre? Perché vi spiego un attimo. Allora, a parte il fatto che oggi come oggi, con il 110, tutte ste cose che stanno cambiando, reperire batterie sul mercato per fare delle installazioni è diventata una tragedia. I produttori di inverter, ma anche quelli di batterie, diciamo, si stanno interfacciando per dare la possibilità di montare una batteria X con un inverter Y. Quindi vengono fatte delle interfacce o comunque dei cavi di collegamento, tra virgolette, adattati, per cercare di creare le combinazioni tra inverter e batterie, anche se non della stessa marca. Ci sarà chiaramente una limitazione di compatibilità, ma la direzione è quella. Io in questo caso oggi vi farò vedere un'installazione di un inverter ZCS, che è un'azienda italiana che si trova in Toscana, inverter del quale però non scenderò nello specifico, affiancato però a una torre unica di batterie della Pilontech. È un'azienda cinese, ha sede a Shanghai e produce varie tipologie di accumulatori di batterie. In questo caso vi farò vedere come si compone, come si installa e come è fatta una torre, quindi una colonna di batterie. Nello specifico vi farò vedere come tutti questi scatoloni alla fine diventeranno questa installazione. Quindi vi parlerò un attimo delle batterie, vi parlerò un attimo del BMS, che è quello che le carica, e vi faccio vedere così a grandi linee come si assemblano, come si installano. Spero che il video vi piaccia e andiamo a guardarlo insieme. Facciamo lo spacchettamento di un modulo batteria, vi faccio vedere com'è fatto, cosa c'è dentro. Dunque, modulo che si chiama H48050, è una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2,4 kWh per 48 V. In ballo molto curato, protezioni robuste con polistirolo spesso. Troviamo la busta con i cavetti, questo nero è quello del link che fa dialogare un modulo con l'altro, e poi troviamo il cavo per realizzare la serie dei poli da positivo a negativo. Troviamo anche le viti per il fissaggio sul pannello rack. Tiriamo fuori il nostro modulo e vi faccio vedere il frontale, che alla fine ha solo il polo positivo e il polo negativo per realizzare la serie, e delle porte di rete, che in realtà sono dei connettori su cui andranno messi i cavetti patch di prima per realizzare la serie, per far dialogare le batterie tra di loro e con il BMS. Guardiamo ora il BMS, il modulo di ricarica. Dunque, il battery controller si chiama SC1000, come potenza diciamo può gestire fino a 100A e 1000V in DC. Anche se più leggero, è imballato molto molto bene. Troviamo all'interno le viti per il fissaggio all'armadio, il cavetto patch per far dialogare i moduli tra di loro, e troviamo poi due cavi di potenza, questa volta diversi, perché uno è un positivo positivo e uno è un negativo negativo più lungo. Serviranno per collegare la prima e l'ultima batteria direttamente al BMS. Lo tiriamo fuori dall'imballo, vi faccio vedere il frontale. Dunque, questi sono i poli a cui si collega la serie delle batterie, quindi polo arancione positivo, il cavo corto alla prima batteria, cavo nero negativo che va all'ultima batteria sul polo nero. Danno poi in dotazione questi due cavi che servono per collegare il BMS all'inverter. Sono già fatti, già cablati, con il connettore MC4 e il connettore da mettere sul polo negativo del BMS. Questi gestiranno sia la carica che il prelievo di corrente dalle nostre batterie. C'è poi l'interruttore generale per armare la colonna, dei connettori che non si usano, switch per l'indirizzo se ci sono più colonne, e la porta di rete per stabilire il link tra il BMS e tutti i moduli. Una volta armato l'interruttore generale, va premuto il pulsante start per, diciamo, mettere in moto tutta la colonna. Ora, prima di installare la colonna, metto un attimo l'inverter per evitare poi di essere più scomodo in un secondo momento. Inverter che di solito sono forniti di staffa da mettere in bolla, molto pesante, ci si fa dare una mano e si mette su senza problemi. A questo punto mi porto il mio armadio, che andrà a ospitare tutti i moduli delle batterie, lo posiziono che abbia un senso rispetto all'inverter e vado poi a fissarlo con due tasselli da 6 per garantire che
non possa essere ribaltato o spostato. Bene, ora posso iniziare a portare il BMS che verrà installato nella posizione più alta. Ogni modulo su questo tipo di armadio viene prevista una vite per il fissaggio. Bene, ora una alla volta mettiamo batteria 1, batteria 2, eccetera, eccetera, eccetera. Le prime diciamo che sono un po' più comode, non si sente subito il peso, ma vi garantisco che quando arrivate all'ottava le ginocchia di un povero 42enne iniziano a gridare aiuto. Li inseriamo uno alla volta, ovviamente sono tutti uguali, non c'è un ordine o una posizione da rispettare, vanno solamente inseriti facendo attenzione a non farli cadere perché hanno un peso non indifferente, e una volta che saranno tutti e otto infilati provvederò a fissarli con una vite laterale come previsto da questo tipo di armadio, armadio che poi in un secondo momento per sicurezza verrà, diciamo, protetto da un'ulteriore gabbia esterna per evitare che qualcuno possa andare a toccare o a mettere mani dove non deve. E fin qua ci siamo, l'inverter è montato e la torre di batterie Pyrontech è montata. Ok, in questo caso di moduli ce ne saranno 8. Cosa vuol dire? Che se andiamo a guardare i dati di targa di ogni singola batteria, vedremo che una batteria è un elemento a 48 volt con una capacità di 2,4 kWh. Quindi cosa succede? Che il 2,4 kWh si moltiplica per 8, che sono gli elementi, e abbiamo in totale una torre con una capacità di 19,2 kWh. Invece quello che riguarda il discorso della tensione semplicemente vengono sommate, perché ogni modulo sarà a 48 volt che sommate faranno 384 volt che verranno poi gestiti dall'inverter per creare il 380 volt trifase che serve all'impianto. Vi faccio vedere velocemente come ho collegato tutto quanto. Dunque, prima di tutto avremo i cavi che abbiamo visto che collegano il BMS alla serie delle batterie, serie che è stata realizzata unendo il polo negativo col positivo della seconda, eccetera. Il link che stabilisce la comunicazione è semplicemente un parallelo. Qui c'è uno switch importante perché stabilisce se ci sono una o più colonne di batterie, e abbiamo poi il collegamento del nostro BMS al primo polo positivo della prima batteria, mentre il negativo andrà all'ultimo polo negativo dell'ultima batteria. Questo è il collegamento di tutta la serie. Rimane per ultimo il collegamento del BMS all'inverter sia come corrente che come dati. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, vi ho fatto vedere un attimino una cosa nuova che comunque ve la porterete nel vostro bagaglio di conoscenza. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video spolliciate e mettete un bel like, ma soprattutto ve lo chiedo sempre in tutti i video, non finirò mai di farlo, cliccate il tasto iscriviti. Non costa niente, vi toglie 2 secondi della vostra vita, ma vi date un grosso supporto. Per quel che riguarda, non in questo caso come in questo video, ma in tutti i miei video, il materiale trattato, quello che può essere utile, lo trovate sempre nei link che metto nella descrizione del video e lo trovate anche nel mio canale Telegram. Se non avete Telegram e comunque sono prodotti che vengono venduti da Amazon, vi lascio il collegamento alla mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution, dove trovate tutti i prodotti che ho recensito, l'attrezzatura che uso personalmente o prodotti che mi sento di consigliarvi perché li ho comprati per me. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Massidattoli!